euroregione.news. Naturalmente da latte friulano, un territorio, un marchio. Due anni dal suo varo, il 2024 sarà cruciale per il progettone naturalmente da latte friulano, che si pone l'obiettivo di trasportare in giro per il mondo, attraverso un lavoro di squadra, valori identitari e di qualità della produzione lattiero-casearia del Friuli Venezia Giulia. Con un sostanzioso supporto della regione Friuli Venezia Giulia e il conferimento da parte delle 17 aziende lattiero-casearie aderenti al progetto di almeno il 20% del loro fatturato annuale, il nuovo consorzio naturalmente da latte friulano si appresta a conquistare nuove fette di mercato a livello nazionale ed internazionale, con la scommessa di traguardare nel quinquennio i 40 milioni di euro di fatturato. Lo stato dell'arte del progetto è stato illustrato ai soci in una serata di gala nella 600esca Villa Romano di Manzano, presentata da Gaia Dall'Oglio e introdotta dal presidente del consorzio, naturalmente da latte friulano, Carlo Tosoni. A ripercorrere tappe e principi dell'impresa è stato un appassionato Francesco Ciani, nelle più volte applaudito ruolo di general manager. Ciani ha parlato di obiettivi costruiti su una logica solidale in direzione di una politica espansiva, studiati sulle aspettative dei consumatori, realizzabili grazie alla sintesi tra volontà istituzionale della regione e volontà di aziende che stanno dimostrando di guardare oltre il proprio ombelico, oltre quell'individualismo tradizionale che rende molto ma molto complicato il settore lattiero caseario. Stiamo lavorando ad una macchina in grado di far correre di più e meglio le aziende, ha detto Ciani, per superare i limiti del detto piccolo e bello, aiutando le aziende a superare i limiti fisiologici della loro natura, della loro storia, del territorio, che è fatto da piccole aziende che hanno caratterizzato gli ultimi 100 anni di storia economica, sociale ed economica. 100 anni di successo, ma che evidentemente hanno bisogno di trovare una fase di rilancio per poter non solo sopravvivere, ma rilanciare, vedere oltre, quindi immaginare sviluppi, immaginare ulteriori mercati, immaginare obiettivi che la prevalenza di queste piccole aziende non si possono permettere attualmente. E quindi la scelta di partners commerciali e della distribuzione moderni è in grado di garantire il raggiungimento da parte del prodotto di mercati anche lontani, non necessariamente solo il mercato di casa, che comunque è migliorabile, perché sicuramente si può lavorare molto di più e meglio in Friuli, ma senza limiti sostanzialmente nell'Italia del Nord, nell'Italia in genere, in Italia, ma anche con un occhio attento a quello che succede anche oltre le Alpi, dove tutto quello che è friulano non è sconosciuto e dove la ricerca della qualità e della qualità tradizionale con un'origine certa è una ricerca sempre in movimento. Un grande lavoro si sta facendo su due pilastri, quello delle strategie di commercializzazione e della comunicazione e quello dell'ammodernamento e potenziamento delle strutture produttive delle aziende, che entro il 2024 porterà all'attivazione di 4 nuovi distretti produttivi e a nuovi prodotti, recuperando in parte anche le latterie chiuse. È in corso una fase sperimentale per la commercializzazione del latte fresco e per la distribuzione di alcuni limitate quantità di prodotti della gamma garantita dai nostri soci. Ma dal primo di gennaio avremo modo di trovare i prodotti naturalmente in gran parte delle catene della grande distribuzione organizzata e in Friuli e altrove. A partire da marzo sarà ultimato lo stabilimento che produce il burro da latte friulano a Gemona. E nell'estate sarà completato il laboratorio di Ziracco, che produce formaggi spalmabili, tutto quello che non è formaggio tradizionale. Invece il formaggio tradizionale sarà quello della latteria di Cividale, che sarà nostra ospite del nuovo polo che costruiamo a Cividale, all'interno del quale realizziamo una linea di produzione dello yogurt, sempre ottenuto dal latte friulano, che dovrebbe essere sicuramente completata entro la fine del 2024. Quindi lo scenario produttivo tra vendite e completamento della gamma con le nuove produzioni dovrebbe essere operante nel 2025.
e a Pasiano di Pordenone sarà protagonista il formaggio stagionato realizzato e porzionato secondo le tendenze del mercato attuale. Tutti i prodotti che verranno conferiti al consorzio che ne curerà la commercializzazione sotto un unico brand. Lo stesso brand che marchierà anche una cinquantina di prodotti che caratterizzano individualmente le 17 aziende consorziate. Con questo progetto vogliamo remunerare, ha detto Ciani, la filiera del latte, non per il semplice fatto che esiste, ma per creare e garantire un valore economico aggiunto. Rispetto alla realtà storica del settore lattiero-caseario, dominato dall'individualismo, ha sottolineato l'assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier, questa idea poteva apparire inizialmente visionaria e folle, ma la scommessa di superare certe logiche andava colta e supportata per rilanciare un settore identitario del Friuli Venezia Giulia, assicurandone la sostenibilità sociale. Al fondo c'è non solo qualità ma anche cooperazione per trasferire questa qualità indubbia di prodotto che riusciamo a realizzare qui in Friuli Venezia Giulia anche al di fuori dei confini regionali e anche addirittura all'estero. È convinto comunque lei di come stiano andando avanti le cose e di come si stia procedendo in tutte le fasi di questo progetto? Ma nella realtà io credo, visto l'impegno che ci ha messo l'amministrazione regionale dall'inizio, di essere stato il primo ad esserne convinto quando è nata l'idea di un consorzio, di una società consortile che riunisse i trasformatori, quindi i caseificatori, un mondo tradizionalmente slegato e anche piuttosto individualista. E noi invece abbiamo l'esigenza proprio di mettere assieme, senza togliere nulla alle singole società iniziali, ma anzi valorizzandole, tutte le produzioni regionali, pensarne di nuove, pensare a un mercato che ha l'esigenza di un soggetto coordinato, condiviso, ma e questa è la cosa che mi ha fatto veramente piacere, che ha dimostrato oggi di aver capito quelle necessità di mutualità, di scambio, di lavorare assieme che daranno sicuramente i frutti nel prossimo futuro. Senta assessore, visto il settore, no? Lei all'inizio di questo progetto formulò le condoglianze e non gli auguri. Sì, aveva un senso questa battuta che lei poi ha ripreso anche adesso, però penso che si siano trasformate queste condoglianze in complimenti. Ma in realtà le condoglianze erano su un altro tema, quello che riuscire a mettere assieme più di due persone, in questo caso addirittura più di due caseifici, era quasi una missione impossibile e quindi bisognava fare le condoglianze al pazzo che ci provava, ma nella realtà il risultato oggi è assolutamente soddisfacente e ha capito, il sistema regionale ha capito che i tempi sono cambiati, bisogna cambiare anche l'approccio e oggi i risultati che porterà naturalmente dal latte friulano saranno quelli che consentiranno anche di pensare in altri settori che si può lavorare assieme, perché come dico il detto friulano fasin da besoi non significa lo faccio da solo, ma lo facciamo da soli, al plurale, quindi vuol dire che siamo in più soggetti che lavoriamo assieme per riuscire a portare a casa un risultato utile e che dia veramente quella sostenibilità anche sociale, non solo economica, rispetto a una gestione come quella di un mondo complicato come quello lattiero caseario. Nel corso della serata il momento topico è stato indubbiamente la presentazione del packaging di prodotto già presente in alcune catene della grande distribuzione, studiato grazie ad un intenso lavoro di indagine e sintesi creativa, ha spiegato la responsabile della comunicazione del consorzio Donatella Zaretti, basati su principi del neuromarketing e su tre parametri che fotografano i prodotti: genuinità, passione e tradizione. Il nostro obiettivo è quello di coinvolgere il consumatore in modo profondo e autentico, nel gusto, nel tatto, nella vista e nell'olfatto. Un percorso sensoriale dal pascolo alla tavola è esemplificato da un'originale fragranza per ambiente donata agli ospiti della serata e creata dal maestro profumiere Lorenzo Dante Ferro, evocativa del fieno fresco, di fiori alpestri e prati stabili. Donatella Zaretti ha anche ricordato la prima uscita ufficiale dei prodotti a marchio naturalmente da latte friulano, avvenuta con la distribuzione gratuita in Emilia Romagna di 1000 razioni N, prendendo spunto dalle razioni K, con la collaborazione degli alpini. Sulla sfida commerciale che attende i prodotti griffati naturalmente da latte friulano si è soffermato Ivan Demma, che insieme a Cristian Lorenzutti di Lode Food l'ha accettata. A parlare di progetto culturale, oltre che economico, con visione di medio-lungo termine negli interessi generali della regione, è stato Renato Zampa di Cospalat.
La sequenza degli interventi è stata conclusa da Alberto Marcomini, scrittore e giornalista conosciuto come il guru del formaggio, contento di apprendere che un progetto del genere rappresenti un qualcosa dove la squadra vince e non è poca cosa in un paese come l'Italia dove è più facile riuscire a non fare squadra. L'evento si è concluso nei suggestivi ambienti di Villa Romano a Manzano con la degustazione dei prodotti di Naturalmente da Latte Friulano accompagnata dalle note musicali in duetto del violinista Christian Sebastian Utto e della violoncellista Francesca Favit.